Nabbi con un sogno, bentornati sul canale, qui è sempre Schiri e oggi raga ho una grandissima chicca per voi. Come avete visto dal titolo non sarò io a giocare, oggi sarà un video reaction, fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di contenuto perché ne ho da portarvene, ma ragazzi non potete neanche capire. Oggi andiamo a vedere Old Davier, capo del clan, e ragazzi guardate qualche profilo, top 800, top 3000. Lasciate perdere il deck. Con 3700 vittorie, praticamente la metà delle mie. Quindi ti prego, Old, spiegami come cacchio si fa perché io non sono capace. Guardiamo un po' anche i nomi dei nostri avversari, che tra l'altro alcuni sono anche molto conosciuti. Ma ragazzi, io vi faccio vedere questa robetta qua. Andando in giocatori locale, quindi nella Top Italia. Qua stiamo parlando del trentesimo posto, ragazzi. Old Davier è trentesimo in Italia. Oggi vi faccio vedere un contenuto che, a mio parere, streamer su YouTube del mio livello, del mio calibro, sia in quanto di player, in quanto di YouTuber, non riesce a portarvi, ragazzi. Questo è un contenuto della Madonna. Del mio livello, ovviamente, parlo del mio livello, quindi nabbi e scarsi come me. Ok, allora. Lui gioca, come avete visto, mortaio domatore. Qua vi faccio vedere questo playerino molto conosciuto, Osama, ragazzi, nel mondo è abbastanza conosciuto. Lasciate perdere i mazzi perché ha fatto un aggiornamento Clash Royale che fa veramente vomitare. E niente, qua sto guardando un po' i matchup. Bah, ragazzi, io direi di iniziare subito. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun tipo di contenuto, soprattutto adesso. Ragazzi, guardate qua, KitKat top 48 al mondo. Questo qua è un fenomeno. E gioca drill, tra l'altro, quindi sono anche curioso di vedere le giocate di questo player. E facciamo che Usama lo tengo per ultimo, quindi raga, sparatevi tutto il video perché questo contenuto è una mina. È una mina. Tra l'altro sono replay, quindi in caso di azioni veramente devastanti possiamo anche tornare indietro, rivederle, mettere in pausa. Guarda, sono stra in hype, sono stra in hype. Ok, allora, qua abbiamo tra l'altro Valchiria Evo e Stregone Evo. Questo deck c'ha anche Pipistrelli, Mortaio, Zap Evo, quindi è un deck che a livello di evoluzioni non praticamente le ha tutte. Se volete provarlo, ovviamente siete liberi di farlo. È un gran bel deck, io sono davvero curioso di provarlo. Ok, qua bellissima la Zap. Bellissima la Zap. Belli però questi Wall Breakers. Mi sa che questi li difende davvero in malo modo. Mi sa che uno entra per forza, infatti. E infatti, guardate qua, ragazzi, quanto già è sotto. Sono curioso di vedere come abbia fatto a recuperare questa partita. Ok, allora. Un po' bruttina questa Valchiria. Ovviamente sarà andato in predict. E lo sappiamo benissimo quanto la Valchiria sia fortissima contro la Drill. E niente, alla fine si è preso soltanto la hit del primo Goblin, il resto l'ha difeso tutti. Guardate qua l'avversario. L'avversario qua non gioca frecce sui pipistrelli. Ha giocato solo la Gang Goblin, perché comunque la Gang l'avrebbe dovuta mettere per difendere dalla Valk. E così con solo 3 d'Elisir ha gestito tutto. E si tiene le frecce poi per eventuali altre situazioni. Come ad esempio lui ha lo Stregone Evo. Le frecce fanno fuori lo scudo dello Stregone Evo. Vediamo qua se, infatti guardate qua, l'MK praticamente dovrebbe gestirlo, quindi lui è costretto a sprecare l'Elisir per difendere lo stregone. Qua arriva un bel push, arriva un bel push, Trivella in ritardo, è messa anche malissimo qua, ragazzi, che culo, scusate il francesismo, ma praticamente non dico che ha pareggiato, ma quasi, gli è andata benissimo qua. Wow, anche i campioni ovviamente sbagliano, è normale. Ok. Buono, qua lui ha la Valchiria Evo, tra l'altro. Non ho visto se lui aveva la Trivella Evo. Mi sembra di no. Mi sembra di no. Infatti no, non è evoluta la Trivella. Lui ha i Wall Breakers evoluti. Antipatici, eh. Antipatici, Wall Breakers Evo. Però col mortaio lì li si difende molto bene. Quindi, in realtà, onesto. Bella questa palla di fuoco, ragazzi. Che mina qua Zap. Fantastica queste torre. Ha recuperato in una maniera catastrofica. Qua arriva la Drill. Buona la Valk, come prima, si prende la hit del primo Goblin e basta, così facendo. Mettendo la Drill invece, scusate, la Valchiria davanti, in caso di Drill laterale o sul retro della torre, arriverebbero un bel po' più di danni, quindi bella anche la sua decisione di mettere sempre la Valchiria sul fondo della torre, sul retro della torre. Bellissima la prima partita, ragazzi. Che mina, il giocatore avversario era veramente fortissimo. Ha commesso il suo errorino lì con quella Drill, però ragazzi, che mina, che mina, che mina.
Ok, andiamo contro Yulus. Questa è una top 22, ragazzi. Che cosa ve lo dico a fare? Wow, favoloso, favoloso. Ok, siamo contro il Golem di Elysir. Allora, tendenzialmente Golem di Elysir con Stregone Valchiria si è tranquillamente a posto. L'unico problema, guardando lì, che lui ha l'estrattore. Va bene che Devier ha la palla di fuoco, però bisogna fare molta attenzione perché la palla di fuoco sprecata sull'estrattore ti può far perdere la partita perché il draghetto elettrico non lo togli più, soprattutto con la tornado che ti fanno sparire in 2 secondi lo stregone, quindi attenzione. Allora, qua lui non fa niente su questo mortaio. Lui zappa l'estrattore. Mamma mia. Ok, qua arriva il primo trenino del video. Ok. Ecco, vedete, lui ha la palla di fuoco ma non la tira sull'estrattore. A parte che l'estrattore è quasi a metà vita, ma altrimenti non difenderebbe mai il suo push. Ok, guardate qua, boom, sparisce tutto. Perfetto, bellissima palla di fuoco. Stregone messo lì davanti per iniziare a danneggiare subito anche la guaritrice e appunto il draghetto elettrico, in modo tale che con la fireball sparivano subito. Onesto. Allora, qua guardate la duchessa come ha sciolto velocemente gli scheletrini. Forse questo è il grande motivo per il quale abbia deciso di utilizzare la duchessa. Ok, qua tornado ovviamente necessaria. Ha troppi danni sulla destra, quindi doveva per forza difendere. Ok, qua Valchiria sul ponte. Può sembrare una cosa un po' particolare, ma in realtà l'ha fatto per 2 motivi, secondo me. Uno, perché comunque ha appena speso 6 di Elisir l'avversario per mettere l'estrattore. Due, la prossima Valchiria è evoluta, quindi ottima decisione. E guardate l'Elisir, comunque sia, anche se lui ha un estrattore di Elisir in campo, è sotto, è sotto. Qua lui gioca la palla di fuoco, come ho detto prima, è rischiosa, però guardate qua. Lui ha lo stregone evoluto e è una carta dalla Valchiria Evo, che praticamente insieme distruggono completamente qualsiasi tipo di draghetto, slash trenino. Quindi, bella la sua decisione di giocare la palla di fuoco in quell'occasione. Ecco, guardate qua, tornado che fa sparire completamente tutto, ma guardate quella Valchiria Evo, ragazzi. Guardate sta Valchiria Evo, lui ha già ciclato un'altra palla di fuoco, sparisce tutto. Guardate che bella la Valchiria Evo. Che meraviglia. Non arriva niente a torre, non è arrivato niente. Ok, qua. Questa cosa fa abbastanza ridere. Estrattore in difesa sul domatore fa abbastanza ridere. Però altrimenti perderebbe la partita. Qua lui è in range di 2 palle di fuoco. Infatti una se la prende subito. Qua però rischioso. Rischioso perché lui ha lo stregone Evo. E lo va a tankare col domatore. Lo va a tankare col domatore. Vediamo qua cosa fa. Qua andrà di Valchiria lì in mezzo. Assolutamente sì. E ha una carta dalla palla di fuoco, ragazzi. Va di scheletrini. Buona fortuna e GG, bellissima partita, qua lui era ovviamente in vantaggio per matchup, però raga, che giocatori, anche l'avversario, grandissime giocate. Wow, come approfittava delle palle di fuoco sulla torre, subito pushava, giocate incredibili, incredibili. Sono curiosissimo di vedere questa partita, non so come abbia fatto a vincere contro Sparky, perché Sparky a mio parere è un matchup difficilissimo. E niente raga, startiamo subito con la partita. Io ragazzi vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, attivate la campanella perché questi contenuti ragazzi non ve li portano in tanti. E raga, ricordo che i 500 iscritti andrò in live, quindi pompate quel tastino lì sotto, riempite il video di mi piace, mi raccomando. Ok. Vediamo un po' come difende questo gigante goblin, veramente curioso, non ha neanche il mortaio in cycle. Ok, ce l'ha tra una carta, ma deve spendere un bel po' di Elisir per ciclarlo, quindi sono curioso. Allora, stregone così, che fa fuori ovviamente anche tutti i vari scheletrini. La Valchiria tanca lo stregone, quindi buono. Qua lui usa i goblin per proteggerselo. Perfetta, difesa perfetta, si è preso giusto una hit di gigante, però tutto sommato poteva andare molto peggio, non avendo neanche l'edificio in cycle. Ok, allora vediamo qua. Lui ha di pipistrelli sicuramente zap. Ok, tra l'altro lui mette anche i suoi di pipistrelli, quindi con una zap che prende anche molta più value. Ottimo. Allora, qua lui ha il gigante Evo in mano, vediamo se come lo difende, perché sappiamo tutti che è rottissimo questa bestia qua. Tra l'altro lui usa il mortaio.
Ecco, guardate qua che sta Sparky. Ok, lui difende il mortaio con la Sparky. Interessante, interessante. Non dovrebbe supportarlo e soprattutto non ha niente poi per togliere quei goblin, quindi infatti i goblin sono diventati fortissimi. Ottimo. E qua attenzione perché lui ha già pronto il gigante, ce l'ha già selezionato e arriva un counter push devastante. Ok, bellissimo questo stregone, bellissimo questo stregone. Metto in pausa. Lui mette questo stregone evoluto lì davanti perché così tutti i pipistrelli che mette verranno fatti saltare per aria dall'esplosione dello scudo. Meraviglioso, meraviglioso questo stregone messo in una posizione davvero particolare, non in tanti magari ci sarebbero arrivati a questo tipo di giocata. Ovvio, è sparito lo stregone, però guardate qua, non è arrivato praticamente neanche una hit. Tutti quei pipistrelli che erano veramente la win condition dell'attacco perché la duchessa era scarica, sono stati fatti saltare per aria completamente tutti. Bellissima giocata, bellissima giocata. Qua bellissimo il push anche dell'avversario. Guardate qua, mamma mia, ha letteralmente mandato un messaggio con due carte messe così, papam, veloce veloce. Si è praticamente difeso da tutto. Incredibile. Incredibile. Ok, allora qua arriva una hit del domatore. È ancora in svantaggio, ma ok, qua l'avversario inizia a spammare cose. Bella la zap. Bellissima la zap. Wow. Sono carichissimo, ragazzi. Sono davvero carichissimo. Ok, qua bella la Valchiria. Zap incredibile. Guardate qua, ragazzi. Guardate qua. No, raga, questa la voglio assolutamente rivedere. Guardate sta Valchiria. Zap bellissima. Con un tempismo incredibile, la Valkyria Evo si è mangiata completamente tutto. Pipistrelli e Valkyria. Qua è arrivata una torre magistrale, complimenti, veramente un applauso a Devier. Questa giocata è stata magnifica, magnifica. Bella la decisione di mettere lì la Valkyria. Bella soprattutto anche l'idea di far tankare la Valkyria dal domatore e soprattutto la Sparky. Incredibile, che giocata incredibile. Ok ragazzi, è arrivato il momento. Old Devier contro Osama, ragazzi, questo giocatore è fortissimo, straconosciuto nel mondo di Clash. Raga, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo format, perché di ciccia da farvi vedere qua ne ho tantissima. Vi faccio vedere giusto un po' il clan. Guardate soltanto i primi. Qua ragazzi da farvi vedere ne ho tantissime, tra l'altro mi sono stati forniti anche, volendo anche, dei contatti esterni di gente molto forte, quindi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, è importantissimo per me. E niente ragazzi, andiamo a vederci questa incredibile partita, l'ho tenuta per ultima apposta. Che player, che player, che player. Molto bene. Ok, tra l'altro mortaio e domatore contro mini P.E.K.K.A. cimitero. Wow, incredibile, non vedo l'ora di vedere questo matchup, non so neanche qua come ha fatto a vincere. Wow, sono stra in hype, scusate se continuo a ripeterlo, ma sono veramente contento che mi sia arrivata questa opportunità. Ok, allora, bellissimo questo stregone, ha difeso completamente il mini P.E.K.K.A. E non lo supporta, vuole tenersi l'elisir. Ok. Allora, qua bellissima la zap, sembra un po' sprecata lì così, però intanto era 10 di elisir, quindi ha anche ciclato e non ha liccato. Due, se avesse tankato quello stregone a uno dell'Elisir, lui non aveva niente, completamente niente per toglierlo. Non aveva neanche la Valkyria in cycle, quindi un po' particolare. Bene, 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 guardate qua come l'avversario anche si difende dal mortaio. E niente, ragazzi, incredibile. Incredibile. Allora, qua lui c'ha il mini P.E.K.K.A. Ah, lancia prima le frecce, ok. Lui tanca con la Valchiria, dice addirittura bella giocata. E va di mini P.E.K.K.A. Ok. Ok, sembra una cosa un po' banale, banale, però come ho detto prima, le frecce distruggono lo scudo. Ok, torno un attimo indietro, vi faccio rivedere la giocata. Ok, riprendiamola da qua. Lui ha le frecce in cycle, ha il mini P.E.K.K.A. La subito ciclate per far fuori lo scudo, perché altrimenti se tankava lo stregone, e qua lui è andato subito a tankarlo, non si aspettava probabilmente le frecce, il mini P.E.K.K.A. veniva
respinto dallo scudo e qualsiasi cosa gli metteva davanti, poi lo stregone rimaneva in vita. Quindi bellissima la sua decisione di giocarsi quelle frecce sullo stregone, non è una cosa che tutti farebbero. Veramente in hype. Bisogna anche considerare le giocate dell'avversario quando stiamo parlando di avversari di questo livello, quindi prendete tutto come spunto. Tra l'altro vi consiglio sempre di riguardarvi i vostri replay, soprattutto nelle partite in cui andate a perdere, perché sono di grandissimo insegnamento. Ok, qua, bello il suo stregone che sicuramente sopravvive, quindi ok che ha sprecato il mortaio, ma qua lui ha giocato una buona difesa sul... Wow, guardate qua questo cimitero. Questo cimitero, allora, qua fosse successo a me, fosse successo a me, l'avversario subito non ci pensava due volte, lanciava delle frecce a cazzo sugli scheletri, sui goblin qua, e probabilmente gli arrivavano un botto di danni. Però qua stiamo giocando contro un ragazzo intelligente e non rimane a zero di Elisir contro un domatore. Ok. Vabbè. Ok, bello il suo stregone dal fondo, probabilmente adesso farà un bel push. Lui, guardate come ne approfitta subito, mette il mortaio a destra, così che non gli fa caricare l'Elisir, in modo tale che deve costretto a mettere il gigante in mezzo al campo e non gli mette 10 di Elisir di gigante e cimitero sul ponte. Guardate qua, Valchiria Evo fa sparire completamente tutta la cimitero. Fantastico. Gli arrivano sì qualche dannetto, si porta in vantaggio, ma la partita è praticamente apertissima e tesissima soprattutto. Ok, guardate questo domatore messo un po' in anticipo, in modo tale che lui faccio in tempo a supportarlo anche con uno stregone, altrimenti non avrebbe avuto Elisir per farlo. Ok, bellissimo il suo stregone Evo che con l'esplosione della bomba dello scudo respinge via anche il domatore, ma bellissima anche la palla di fuoco di Devier che gli fanno arrivare almeno due hit di domatore, se non ho visto male. Incredibile giocata. Ok, qua inizia a difendere con un mortaio il gigante, non deve più mettere niente per il momento. E qua ragazzi io sarei andato in panico, ve lo dico proprio easy, con un mini pack e un gigante che scendono così, con solo una Valchiria. Ecco, guardate qua, un altro stregone messo in quella posizione in modo tale che lo scudo poi ripulisse qualsiasi cosa in caso di danni. Qui bellissimo questa palla di fuoco ragazzi, ha pulito qualsiasi cosa e il domatore tira la hit decisiva ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Sembreranno banalità, ma sì, Skiri, anche io sono capace a farlo e in realtà vi assicuro che nel mezzo della partita io personalmente molte di queste giocate non le avrei neanche mai concepite. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sfondate quel tastino dei mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere soprattutto se questo tipo di contenuto vi piace, per me è fondamentale saperlo. Ragazzi, bye bye!